che venivano realizzati non in un'unica operazione, perché è possibile tirare dalla base, modellare attorno un vaso di queste dimensioni, dal fondo all'orlo in un unico passaggio. La faccio vedere rapidamente, non mi soffermo, vedete, venivano lavorate, queste sono immagini etnografiche, sono artigiani che lavorano a Creta e a Cipro fino agli anni 50-60, sono artigiani itineranti molto specializzati, che si muovono a corso di muro, perché non hanno bisogno di grandi attrezzi, e che poi nei singoli villaggi trovano questi impianti all'aperto, sono batterie di torni, vedete, si tira sul vaso fino a una certa altezza, si lascia essiccare, non deve essiccare né troppo poco, e poi si riparte e così via fino ad arrivare al muro. Ovviamente anche gli impianti per fase di cottura di questi vasi devono essere estremamente complessi, di grandi dimensioni, vi faccio vedere qualche immagine, che vengono impilati, il forno o la fornace, come vedete, viene smantellato, parzialmente ricostruito, e poi vengono pronti. Il problema se l'era posto già Evans, lo scavatore più nostro, che vedete un'immagine di quel signore col cappello coloniale. Questo è uno dei pitoi, questi vasi si chiamano pitoi se si usa il termine greco, doia se si usa quello latino, ma insomma, sempre della stessa cosa stiamo parlando, del relitto di Ubuntu. Vista la tecnica di lavorazione, no? Perché vengono montate a fasce, spesso per errori o difetti di essiccazione o di cottura, questi vasi si rompono trasversalmente. E ad esempio, se voi andate a vedere nell'Agora di Atene, fino al VI secolo almeno, moltissime vere di pozzi sono realizzate proprio con la parte superiore di uno di questi grandi vasi. Questa è un'immagine molto più, cioè di epoca molto più recente, si vede uno di questi grandi vasi che si è rotto trasversalmente, usato come comignolo. Vabbè, quindi vago un po', vedete Diogene e Alessandro, in questo quadro, come nel nostro immaginario, Diogene è associata alla morte, no? In realtà non è così. Questo pitto era più informato dell'iconografia antica. Diogene, vedete, con la lanterna, perché se c'è qualche professore di filosofia lo sa spiegare meglio di me, io mi astengo, cercava l'uomo nel senso di uomo onesto, virtuoso, con la lanterna, vedete, è fondatore della scuola cinica, quindi è sempre in qualche modo associato a Cani. E però stava un capasole. Era un capasole, come vedete, danneggiato con le catture, perché è un riciclaggio anche in questo caso. E infatti nell'iconografia antica Diogene è rappresentato sempre in base di questo tipo. E non è un caso eccezionale, Diogene ovviamente è una specie di clochard, di barbone ante litteram, perché ci sono testimonianze, ad esempio nei Cavalieri di Aristotele, così dice che nella guerra del Peloponneso, e si torna in qualche modo anche alla fortezza di Rocca, la gente era talmente ammassata, c'era cioè una sovrappopolazione tale, che doveva vivere anche all'interno di grotticelle e di pitoi. Un accenno rapidissimo alla metallurgia, vi faccio vedere in cosa consiste la metallurgia secondaria che date bronzo. È un tipo di lavorazione molto semplice, cioè si prende del bronzo, si mette in crogiolo, si fanno due fossette in terra, una si ricolma di carbone vegetale, si pompaia con un otre che ha questo ugello, in maniera a far salire la temperatura, si fonde il minerale e poi si versa nelle matrici per ottenere il manufatto, che poi deve essere finito, vedete in alto una punta di lancia, diciamo come esce dalla matrice e poi dopo la rifinitura. Questo per introdurre un rapidissimo altrimenti discorso, è il fatto che a Rocca sono state trovate molte barbe di matrice, in frammenti anche intere come questa, e alcune, questa in particolare, venivano usate per produrre oggetti che, se noi trovassimo gli oggetti e non le matrici, diremmo che sono sicuramente importate dal decennio. Quindi anche in questo caso probabilmente ci sono artigiani egei o artigiani diciamo indigeni locali che in qualche modo sono stati istruiti perché adottano strumenti e tipologie tipiche. E così sono i carpi ricavati sono teste di martello, e questa è un'altra testa di martello di cereale trovata in bronzo. Sono tipologie diverse. Questo è un uccello di mantice molto simile
a quello che vedevamo nelle fotografie. Vediamo rapidissimamente la ceramica. La ceramica, a Roca sono stati rinvenuti circa 5.000 frammenti di ceramica. Mi c'era, ovviamente, io non le posso far vedere tutti, vi faccio vedere qualche ricostruzione. Sono soprattutto coppe, coppe per bere di varie epoche. Questa è una ciara staffa, la forma tipica micenea, un'ampora. Questi sono disegnini che mi sono divertito a fare io al computer, poi in fondo invece anche in questo caso vedete una ricostruzione fatta da, da professionista, è questo un restauro virtuale per dimensionare al, al computer. Il dato interessante tra la ceramica di Rocca è che molti di questi vasi presentano motivi decorativi tipicamente minoici. Cioè, possono apparire disegni insignificanti, però i confronti noi li troviamo soltanto a Creta. Cioè, quindi alcuni di questi motivi sono attestati a Creta, a Roma e basta. Per esempio questo tipo di fiore con gli stami a forma di ferro e cavallo, che è tipico del distretto di Cagnà nella Creta occidentale. Questo motivo che è una stilizzazione della conchiglia, voi vedete c'è un motivo di Roca, questo poi dal confronto le differenze sono minime. Quest'altro motivo. Quest'altro motivo. Allora, questo in particolare è un vaso, cioè è un frammento di una coppa che proviene da un contesto abbastanza antico, del XV secolo a.C., le analisi chimico-fisiche della pasta ceramica, che non vi sto a descrivere perché è stato un discorso un po' lungo, hanno dimostrato che questo vaso era prodotto sul busto. Allora, quando abbiamo una coppa con un motivo tipicamente minoico e i confronti li troviamo sulla Creta, però è fatto sul busto. Le deduzioni che possiamo trarne, potete immaginare anche voi, proprio che artigiani minoici operassero in quest'epoca, già in quest'epoca, a Rocca, quindi a Rocca avremo una produzione ceramica italo-minoica sostanzialmente. A Rocca abbiamo trovato anche numerosi termini relativi, diciamo di riferibili a una decina di esemplari di vasi di questo tipo. Sono già la staffa da trasporto, cioè sono vasi, sono già la staffa, sono di varie dimensioni, quelle piccole contenevano unguenti, queste sono da probabilmente, sono base dell'analisi da tutte quante. Queste sono da trasporto e sono alte anche una sessantina di centimetri. Cosa trasportano? Sono state condotte analisi particolari che si chiamano gas cromatografiche, se qualcuno di voi ha un po' di mestichezza con la chimica sa di cosa parlo, che dimostrano che contenevano soprattutto olio d'oliva. Ovvio. Le analisi riferite ad argilla con cui sono fatte dimostrano che invece erano fatte quasi esclusivamente a Creta. Le officine erano concentrate soprattutto nella Creta occidentale, ma anche nella Creta centrale. La produzione cretese di questi vasi è confermata dal fatto, vedete, che qui abbiamo un'iscrizione. Un'iscrizione lineare riferita, una sequenza di sillabo grande. Ovviamente ci sono scritte su base, non c'è scritto un poema, ma sono brevi sequenze di sillabogrammi e si sa cosa sono. Sono antroponimi o toponimi, cioè o nomi di persona o nomi di luogo. E molti di questi antroponimi e toponimi li troviamo negli archivi, nelle tabelle dell'archivio Egnos. Per cui noi abbiamo un'ulteriore conferma che si tratta di produzioni. Poi se il nome è produttore, se il nome è un mediatore, questo non lo sa. Accenno brevemente alla brutta poesia, come sapete, decenni il mio Pagliara conduce ricerche. Allora, in questo sorprendente monumento ci sono 600 metri quadri di iscrizioni e di segni graffiti, che in parte sono stati calcati, e tra questi segni, mi limito solo a questo aspetto, ci sono queste raffigurazioni di Cucrani, doppie asce, che rimangono abbastanza esplicitamente a Creta, perché questo tipo di doppia ascia, detta farfalla, è comunissima a Creta, soprattutto su murature, e questo abbinamento tra doppia ascia e Cucranio
è ugualmente un elemento caratteristico del concreto minore. Questa associazione ucraino, di questa associazione ucraino doppia lasciatura, abbiamo innumerevoli testimonianze, per cui questa famosa, io ho messo solo disegno, doppia lasciatura mari, vedete raffigurato inciso un ucraino. I vulcani li troviamo nelle arti figurative in centinaia di raffigurazioni. Questo è un famoso ritorno, cioè un vaso di steatite con le corna rivestite di lamina d'oro. È un vaso nel senso che è cavo dentro il vuoto, la bocca del vaso corrisponde alla base del collo dell'animale, poi c'è un forellino ed era un vaso cerimoniale usato nel corso del bacio. Ci sono innumerevoli raffigurazioni di tori, e sembra che una specie di sport nazionale, anche se forse la definizione sport è impropria, raffigurazioni di una qualche cerimonia abbastanza pericolosa, che consisteva, come vedete, di saltare una groppa di un toro, fare una specie di salto mortale. Ce ne sono tante raffigurazioni anche su sigilli, e questo probabilmente era la sequenza di azioni. Si correva intorno al toro, si correva intorno al toro, si prendeva per i corpi, faceva un salto mortale e si ricadeva dalla parte opposta. Qualche volta andava male, perché come vedete in questa raffigurazione si vede uno che è stato incornato e sollevato dal toro. E non sono torelli domestici, è il boss primigenius, che c'era del Valdecorna, quello della stanza, come vedete la figura. Questa è una delle famose coppe di Vafiori, trovate in Laconia, che probabilmente però è di produzione minoica. Qui c'è la scena, disegno la scena, vedete a destra, il toro fa volare a gamba all'aria un personaggio e ne incorna. Arriviamo al Minotauro, che c'entra il Minotauro? Il Minotauro direttamente in qualche modo ci riporta al Zareto. Qualcuno di voi me la ricorda come la storia del Minotauro, quindi dico quello che vi ricordo. Minotauro è legata alla leggenda di Minos, cioè Minos doveva sacrificare, secondo alcune fonti mi sembra ogni anno, secondo altre ogni 7 anni, un toro a Poseidone. Un anno in cui aveva un toro particolarmente bello, non volle sacrificarlo e ne sacrificò uno tarocco, diciamo un po' più bruttino. Poseidone si incoderì per questo e fece sì che Pasifae, la moglie di Minosse, si infatuasse del toro. Poi, grazie a un artigegno che le fonti non descrivono bene, che ovviamente è difficile immaginare, Dedalo, che era un profugo ateniese accolto alla corte di Minosse, concepì e realizzò un artigegno tramite il quale, a forma di vacca, dicono le fonti, tramite il quale Pasifae si accoppiò con il toro. E da questo accoppiamento nacque il Minotauro, che era per metà toro e per metà uomo. E poi c'è tutta la storia, eccetera. Ci sono innumerevoli raffigurazioni anche nell'epoca storica del Minotauro, soprattutto il Minotauro ucciso da Teseo, ma anche, vedete, il Minotauro fantolino in grembo a Pasifae. Il Minotauro poi ne troviamo innumerevoli raffigurazioni anche in tempi molto più recenti, ad esempio nella produzione pittorica di Picasso, ci sono innumerevoli raffigurazioni del Minotauro, mi sembra anche in Guernica ci sia il Minotauro. Il Minotauro apparentemente era già conosciuto nel metà del bronzo. Questi sono sigilli minoici del metà del bronzo che, vedete, raffigurano un personaggio, cioè un essere ibrido che nella parte superiore del toro, cioè in questo caso è un passaggio di natura che era all'altezza della vita, non è un uomo con la testa di toro, ma dalla vita in giù è uomo e dalla vita in su è il toro. Ce ne sono molte raffigurazioni, quindi si pensa che, diciamo, la leggenda del Minotauro possa avere queste ascendenze di parte del bronzo. Arriviamo a qualcosa che forse anticipa qualche domanda che avreste voluto fare. No, questo è il famoso
di Erodoto, che è collegato con la leggenda di Prossimo. Dedalo, dopo questo evento, per sfuggire alla collera di Minosse, fugge e si rifugia in Sicilia. Si rifugia in Sicilia a Camico, che tutti localizzano nell'Agrigentino, presso il re Cocalo. Lì viene ucciso. Le testimonianze, le fonti antiche divergono. Alcune dicono che viene ucciso da Cocalo stesso, che riversa mentre fa il bagno dell'acqua bollente addosso e lo rissa praticamente. Alcune fonti dicono che sono le figlie di Cocalo, altre dicono che sono le figlie di Cocalo, ma lo uccidono rovesciandogli addosso pesce bollente. Il risultato è che comunque muore, e Cocalo restituisce ai seguaci di Minosse la salma. Questa salma viene, questo ce lo dice un'altra fonte di Odoro Sinculo, che è del primo secolo, quindi molto più recente, di Erodoto. E siamo alla fine, non vi avevo. I seguaci di Minosse, dice di Odoro Sinculo, costruiscono una tomba monumentale per Minosse in Sicilia. E questa tomba era per metà tomba, e la camera funeraria era in un, il loro simbolo dice, mi sembra che più o meno stopos, quindi nella parte più nascosta, più recondita dell'edificio, e per metà la parte superiore del tempio di Afrodite. Allora, cosa dice Erodoto? Ve lo leggo nella... no, devo continuare a studiare. I cretesi organizzano allora una spedizione per vendicare la morte di Minosse in Sicilia. Arrivano, assediano Camico, la città di Cocalo, l'assedio dura 5 anni, senza esito, scoppia una carestia e i cretesi, quelli sopravvissuti, un po' scordati, ritornano in patria. Nel corso di questa navigazione Erodoto dice: allorché navigando furono giunti dinanzi alle coste della Iapigia, una violenta tempesta li avrebbe sorpresi e gettati alla riva. Poiché erano andate distrutte le loro imbarcazioni. E non si vedeva più alcun mezzo per tornare a Creta, fondata la città di Irie, si sarebbero stabiliti nella regione, e con un grande cambiamento sarebbero diventati, invece che pretesi, uffici messani, e invece che dolani, continuità. Poi dice Erodoto, dopo i via fondarono altre città, però non ne fa menzione. Si è molto discusso, già il problema che si era posto Strabone, con quale città aveva indicato Irie. Alcuni hanno detto Veredo, la cui se non ricordo male che Francesco D'Andrea aveva molti anni fa, altri hanno detto Oria. Veredo mi sembra più verosimile perché è più vicina al Capo Iapigio, che si presta a naufragi molto più di là. Cosa c'è, quali riflessioni si possono fare su questa tradizione mitica fatta salva la premessa? Bisogna essere estremamente cauti quando si accosta una tradizione mitografica a una testimonianza archeologica. Però ci sono alcune cose che colpiscono e che io vi semplicemente vi faccio notare. Che dicevo? Intanto il primo dato oggettivo è l'antichità e l'autorevolezza della fonte. Voi sapete che ci sono anche altre tradizioni relative alle Iapigi che li collegano con l'Illiria, ma io su questo non mi soffermo, sono più recenti. E Erodoto dice una cosa molto importante. Dice: io ho preso questo racconto a Praesus, che è una città della Creta orientale. E sarà un caso, non sarà un caso, Praesus è la città dei cosiddetti Etiopi Cretesi.
già nell'Odissea si parla degli etiopretesi, no? Che sono i veri cretesi, e che su base archeologica noi possiamo dire che è l'area decisamente più conservativa di Creta. Ancora in epoca geometrica, c'è il cosiddetto geometrico etiopretese che ha caratteristiche particolari. Il dato forse più significativo di questo distretto di Creta, che non sembra toccato dalla cosiddetta invasione achea, no? Perché a un certo punto popolazioni continentali che occupano, si discute molto se sia appropriato usare il termine occupo, comunque c'è una micinizzazione in Creta, e questa zona non sembra toccata. Non solo, a Praesos e nelle vicinanze di Praesos sono state rinvenute alcune iscrizioni in etiocretese, cioè sono iscrizioni in carattere greco, ma in una lingua sconosciuta, non decifrabile, che molti ritengono discendente del minoico della linea, cioè quindi in una lingua non greca, pre-greca. Torniamo a Diodoro Siculo. Allora, Diodoro Siculo ci parla di questa tomba di Minosse che nella parte superiore era tempio e nella parte inferiore era tomba. Allora, ovviamente, ragionevolmente, Diodoro Siculo nel primo secolo avanti Cristo non poteva conoscere i monumenti di Creta e del bronzo. Questa descrizione, sorprendentemente, corrisponde ad un tipo di costruzione di cui si hanno a Creta molte attestazioni. La più famosa è la cosiddetta tomba tempio di Cnosso, che nella parte bassa, diciamo in rosso, come vedete nella sezione, era effettivamente tomba, e la cella che si può girare, guardate, sia nella pianta sia nella sezione, è proprio nella parte più nascosta, per cui sembra proprio attagliarsi perfettamente alla definizione che più o meno stopos di Diodoro, e ci sono molti esemplari di questo tipo di molti casi di questo tipo di costruzione. Per cui, diciamo, se noi dobbiamo pensare ad una regione, ad un distretto di Creta, ad una città, a un gruppo di popolazione che possa aver trasmesso oralmente delle tradizioni anche attraverso la scrittoria dei cosiddetti secoli bui, Praesos e il suo territorio sembrerebbero avere tutti i requisiti. Ultima osservazione, per rimarcare, questa è un'osservazione di Charlotte Monti, che è un insigne studioso di costumi funerari a Creta, dice: questa associazione peculiare, cioè tra tomba e tempio, era presente a Creta secoli prima che, diciamo, prendesse corpo letteralmente nella tomba tempio, ed era una parte essenziale della civiltà minoica. E con questo